Salve, oggi parliamo dei perossiacidi. I perossiacidi sono degli ossiacidi in cui troviamo due ossigeni legati tra di loro a dare origine un perossido. E per capire meglio come è strutturata la molecola, prendiamo due esempi. Prendiamo l'acido perossi solforico. E vediamo come questa molecola viene costruita. Quindi lo zolfo in questo caso è l'atomo centrale in cui andremo a legare gli atomi di ossigeno e questo ossigeno è legato a un altro ossigeno dando quindi l'origine a un perossiacido. Completiamo il diciamo la molecola, quindi questo ossigeno, qui abbiamo doppio legame. Chiaramente quello che noi interessa è quando ci troviamo di fronte a questa molecola è conoscere il numero di ossidazione, perché questo 5 non ci permette di bilanciare correttamente la molecola. Quindi come operiamo? Abbiamo già visto come si determinano lo stato di ossidazione attraverso l'elettronegatività. In questo caso lo zolfo ha stato di ossidazione più 5, più 6. Perché più 6? Perché perde un elettrone da questo ossigeno, altri due da questo ossigeno, altri due da questo ossigeno e uno da questo ossigeno. Quindi lo zolfo rimane con stato di ossidazione più 6. Gli idrogeni perdono il loro elettrone a scapito dell'ossigeno e quindi avranno come stato di ossidazione complessivamente più 2. Quindi in questo caso questi ossigeni invece avranno stato di ossidazione meno 1, così come è correntemente detto per i perossidi. Quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a una reazione chimica e dobbiamo conoscere il valore dello stato di ossidazione degli ossigeni, risulterà un valore frazionario. Quindi 8 sono quindi più 6 dello zolfo più 2 dell'idrogeno saranno 8. Poiché abbiamo a che fare con 5 ossigeni, quindi ogni ossigeno avrà uno stato di ossidazione pari a 8 quinti. Ora vediamo invece di prendere l'acido perossi di solforico. In questo caso l'acido perossi di solforico avrà questa formula H2S2O8. In questo caso abbiamo un legame perossido ai quali sono legati i due atomi di zolfo. Quindi completiamo la molecola. Quindi avremo un ossigeno, un ossigeno, uno dei quali è legato all'idrogeno, quindi doppio legame, questi ossigeni quindi hanno raggiunto l'ottetto, anche qui specularmente. Benissimo, a questo punto, in caso dovessimo trovarci di fronte a un composto del genere, siamo attenti a non semplificare, perché la semplificazione che abbiamo fatto sono, diciamo, tecnicamente, no, non molto corrette quando abbiamo determinato, per esempio, la formazione degli ossiacidi piro, meta e orto. Anche qui lo zolfo avrà stato di ossidazione più 6 perché perde gli elettroni con cui sono legati con l'ossigeno. Questi due ossigeni avranno stato di ossidazione meno 1. Quindi, nell'andare a determinare il valore diciamo, dello stato di ossidazione di questi 8 ossigeni, procederemo in questo modo. Quindi abbiamo
6 zolfi per 2 do più 12. Gli idrogeni sono 1 per 2 più 2, quindi questi 8 ossigeni avranno stato di ossidazione 14, che diviso per gli 8 ossigeni sarà 14 ottavi, quindi 7 quarti. Spero che questa lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.